Questo intermezzo è con Alex di Movia, che lui fa un vino strepitoso, è sloveno, ma io direi che è un italiano mancato, perché sei proprio sul confine con il Friuli. Io sono fiero se tu mi dici che sono italiano, perché Italia vuol dire stile, vuol dire bella vita, vuol dire l'uomo del vero vino, hai capito? Appunto, parliamo di vino puro, con la testa in giù, perché gli viene il sangue alla testa? Tu sai che il produttore di vino, se non dà a tutti noi una cosa che più lo usi, più lo bevi per passione, può anche non piacere, allora decidi un'altra cosa. Però quando tu, sai, la bollicina è un vino che la bevi quando uno nasce, quando fai la festa. Il grande vino, ragazzi, nasce dalla pianta che è matura, fa il frutto. Quando il frutto fa nuova vita, puoi fare marmellata oppure il vino più grande di questo mondo. Allora, Alex, facci vedere come si apre il puro. Bravo. Che è Pinot Nero sloveno. Facciamo vedere come si fa una sboccatura, perché praticamente qui ci sono i lieviti, come praticamente ci sono in cantina quando si fa lo champagne, il metodo classico. Allora, lui la sboccatura la fa proprio al momento di servirlo al tavolo. Come ce lo fa vedere adesso? Sbocchi e decidi di fare, di perdere la tua vita per andare non a vendere il vino, perché è molto difficile. Devi anche insegnare come aprire, ragazzi. Devi essere un po' matto, però. Questo qua è senza solforosa, ragazzi, e sapete quanto vive? Fin quando vive il tappo, fin quando lui tiene, vive come una nostra vita, e quando veniamo indietro, forse se nascondiamo, lo troviamo di nuovo. Quindi un vino che va bevuto tutto appena è sboccato. Sboccatura al tavolo di Alex, il produttore di Puro. Ecco qua. Allora, vediamo se è pulito. Integro, integro, c'ha questo odore assolutamente intrigante di crosta di formaggio, e si sente anche i lieviti, la vite. Sì. Quindi cos'è rimasto qui in quest'acqua? Allora vedi, la bottiglia ha, questo è un magnum, si riempie a 1,5 di solito, però io faccio 1,6-3. Allora tu hai un decimo da perdere. E quando hai perso un decimo sei ancora più di 1,5, hai capito? E non avere paura di perdere, perché questo appartiene alla terra. E un grande mio amico, che è un grande chef, da questa cosa qua, sai cosa fa? Prende la pasta buona, la mette dentro, non aggiunge niente sale, perché se il sedimento è vero, cosa è? Il sedimento appartiene alla terra. Alla salute vostra e di chi vi vuole bene.